con l'audio, mettiamo su anche un sottopancia per chi non mi conosce e mi do la linea un po' a me stesso, anche se non è una cosa molto elegante, per la trasmissione consueta di Qui Calabria. Allora, questo è un po' l'ultimo collegamento dei quattro che abbiamo previsto su questa giornata di riapertura delle trasmissioni di TV radicale, no? Siamo stati a Caserta, siamo stati nelle Marche, abbiamo appena chiuso il collegamento con Milano e quindi adesso parliamo un po' di Calabria Radicale, delle iniziative su cui siamo stati impegnati nelle ultime settimane. Questo fermo di TV radicale non ci ha dato la possibilità con continuità di trasmettervi le informazioni che vengono dalle varie realtà radicali locali, quindi adesso un po' in fretta dobbiamo fare il punto, ma nelle prossime settimane, riprendendo questa regolarità delle trasmissioni, ci sarà certamente modo di recuperare e di metterci in riga con questo. Allora, il primo argomento che io voglio affrontare con il Qui Calabria è un po' un aggiornamento su ciò che sta accadendo sulla famigerata Salerno-Reggio Calabria, perché insomma una novità c'è. Il noto discorso di Berlusconi che ha presentato alle Camere con i famosi punti programmatici di rilancio dell'attività di governo e via discorrendo. Diciamo che in quel discorso c'è stato ad un certo punto un passaggio molto significativo, un passaggio significativo da parte del presidente Berlusconi sulla Salerno-Reggio Calabria, il quale il presidente Berlusconi nel suo discorso dice, afferma con assoluta certezza che la Salerno-Reggio Calabria sarà pronta nel 2013. Adesso, già chi ha seguito la diretta sia su Radio Radicale e sia in diretta TV, si sono viste delle immagini e dei suoni di sottofondo di persone insomma, che ridevano. Poi chi è stato veramente testimone alla Camera e ci ha raccontato questo, ci hanno raccontato questo ben due parlamentari e praticamente un po' da tutti i banchi ci si è sbellicati dalle risate, perché la Salerno-Reggio Calabria sarà molto difficile che sarà pronta nel 2013. In più ci sono grossi problemi e le cose non stanno assolutamente come dice il ministro Matteoli. Allora, noi qui abbiamo un'autostrada che è lunga 445 km, già questo non è vero, ad esempio. Abbiamo un'autostrada che si chiama Salerno-Reggio Calabria e non è vero perché la nuova Salerno-Reggio Calabria sarà la Salerno-Santa Trada, cioè si fermerà una decina, 10-12 km prima di Reggio Calabria, per motivi che poi spiegherò e spiegheremo in uno speciale che stiamo confezionando proprio per TV Radicale. Ci vorrà ancora qualche settimana perché la materia è complessa. E poi c'è proprio un'azione militare che parte da parte di ANAS e da parte del Ministero ogni volta che si tocca questo argomento. C'è un quotidiano locale, Calabria Ora, ecco, su Calabria Ora, poi qui faccio un po' una digressione, apro una piccola parentesi, la nuova direzione di questo giornale, di questo quotidiano locale, Calabria Ora, c'è un po' da discutere perché è venuto a lavorare qui Piero Sansonetti, il quale ha partecipato alla trasmissione Porta a Porta recentemente, però quasi clandestinamente, è apparsa clandestina, si può dire, questa sua direzione di questo giornale locale, perché è stato presentato come editorialista del Riformista, quasi mettendo in secondo piano che invece Piero Sansonetti è diventato direttore di questo importante organo di informazione quotidiana di carta stampata in Calabria, e il quale adesso è arrivato alla quarta di una decina di puntate di un collaboratore, Peppe Rinaldi, di Calabria Ora, che sta preparando una sorta di speciale a puntate sulla Salerno-Reggio, sviscerando tutta una serie di argomenti anche interessanti, perché da una parte ecco, si è tenuto nelle scorse settimane un consiglio straordinario dell'ANAS proprio su un cantiere della Tre a Palmi. Questo cantiere fa parte del quinto macrolotto, che è uno dei più importanti e allo stesso tempo uno dei più problematici, e
Per il motivo semplice, che si sono susseguiti da un po' di anni a questa parte una serie veramente infinita, no? Di furti, danneggiamenti, minacce, minacce ai lavoratori. Voglio dire, la pressione della criminalità organizzata su chi sta eseguendo i lavori un po' su tutta la Salerno-Reggio Calabria, ma in particolar modo su questo quinto macrolotto. E poi, da questo consiglio d'amministrazione straordinario di ANAS, a cui ha partecipato anche il ministro Matteoli, cioè il ministro Matteoli poi ha partecipato a una conferenza stampa che è stata organizzata da Pietro Ciucci, che è il presidente dell'ANAS, e hanno snocciolato tutta una serie di dati assolutamente sconclusionati per chi vive qui sul territorio e conosce bene come stanno le cose. Fra queste cose qui è stato tirato fuori un argomento molto interessante, cioè oltre ai danneggiamenti, il rallentamento dei lavori sui macrolotti dalla Salerno-Reggio Calabria sono anche dovute alle misure interdittive che le prefetture fanno sui subappaltatori, quindi quelle aziende che vanno ad eseguire i lavori della Tre. Noi abbiamo qui un contraente generale, il quale. Mi interrompo un attimo perché Gianni Colacione dice: mi pare di aver sentito che Sansonetti ha licenziato un redattore per motivi di censura. È stato detto da Santoro, presente Mentana, che ha assunto diciamo, all'istante il licenziato. Sei nulla, certo Gianni, so perché questo giornalista era intervenuto su Anno Zero già qualche settimana fa. Quando hanno fatto il collegamento da Reggio Calabria, quando c'era Angela Napoli che ha detto delle cose con molta forza da Reggio Calabria. Questo giornalista, che cosa ha fatto? Ha fatto delle dichiarazioni, dicendo, insomma, che aveva scritto degli articoli, costruendo questi articoli sulla pura cronaca giudiziaria. E la cronaca giudiziaria accerta che, insomma, il presidente Scopelliti ha partecipato a delle cene, almeno a una di queste cene, insomma, era presente un mafioso. Quindi voglio dire che Lucio Musolino, questo è il nome del giornalista, ha fatto semplicemente il suo lavoro da giornalista, registrando un fatto e non è neanche travalicato in congetture oppure con la costruzione di castelli di sabbia. E allora cosa è successo a Lucio Musolino? Cioè, lui ha scritto queste cose anche legittimamente, perché un giornalista pone all'attenzione di un presidente di una regione e dice: guarda, noi registriamo, è stato accertato questo, quindi un po' la domanda, no? Ma come mai lei era presente a questa cena dove c'erano pure queste persone e pare che lei conosca? Vabbè, è chiaro che sono arrivate delle giustificazioni, però è anche chiaro che fin quando gli articoli sono rimasti su Calabria Ora non è accaduto nulla. Però il rilancio di queste cose alla trasmissione di Santoro ha fatto sì che Lucio Musolino, al ritorno dalle ferie, ha trovato il trasferimento dalla redazione di Reggio Calabria alla redazione di Catanzaro. Lui ha rifiutato questo trasferimento e ha ricevuto il licenziamento. Adesso, ieri, su Riformista c'era un po' un articolo di Piero Sansonetti, che fa l'editorialista per il Riformista, dove un po' giustificava questa cosa nel dire: no, io per forma mentis mia personale l'ho difeso in tutti i modi a Lucio Musolino, però non c'è stato niente da fare. Non c'è stato niente da fare perché l'editore l'ha licenziato e quindi io non ho dovuto alzare le mani e non ho potuto farci nulla. Questa qui è una cosa molto grave, anche perché l'editore di Calabria Ora non è un editore qualsiasi, ma è un tale sul quale su questo stesso giornale è uscita una notizia un qualche mese fa, una notizia molto particolare. E mi spiego meglio: la direzione del giornale era un'altra, il direttore di Calabria Ora era Paolo Pollichieni, valido professionista, il quale ad un certo punto ha dato le dimissioni. E nel dare l'addio ai lettori di Calabria Ora, scrive nel suo editoriale a chiare lettere che lui è andato via a causa delle pressioni che l'editore esercitava, evidentemente pressioni che vogliono sempre che alcune notizie magari si devono dare con una certa enfasi e altre magari con un'enfasi
con un'enfasi minore, evidentemente, e quindi ha preso questa decisione. Però c'è anche da dire che qualche mese prima era uscita questa notiziola sulle pagine regionali, dove un box a centro pagina raccontava di un signore dalla zona di Cosenza, il quale è stato implicato in una storia di usura, il quale è dato contiguo ad ambienti mafiosi con procedimenti giudiziari in corso, il quale è stato dato come condannato per usura in appello. Udite, udite, questo signore è l'editore di Calabria Ora. E già all'epoca si era verificata la stranezza che avevano messo soltanto nome e cognome di questa notizia, senza nome e cognome diciamo, protagonista di questa notizia, senza specificare che fosse l'editore di Calabria Ora. Anche perché di solito i nomi degli editori poco si conoscono, si conosce, diciamo, il nome del direttore del giornale, spesso e volentieri, e quindi tutta una concatenazione di queste notizie fanno sì che questo giornale è un po' al centro di cose controverse. Ma ritorniamo un po' al discorso della A3, e io vi voglio un po' leggere proprio due righe che sono state scritte a margine di questo speciale puntata di Peppe Rinaldi, il quale sta raccontando un po' il meccanismo delle interdittive, quindi 150 misure interdittive sulle aziende che operano sulla 3 hanno fatto sì che i lavori si ritardassero. Però Peppe Rinaldi ha anche raccolto delle storie dei vivi protagonisti di queste interdittive, per cui dei proprietari delle aziende che sono state interdette dalle prefetture come persone contigue, attigue, asservite ad ambienti 'ndranghetistici, e quindi si parla, ecco, qui c'è un titolone che dice: qualcuno mi dica se sono mafioso, per cui c'è lo sfogo di questo imprenditore che dice che la sua storia è assolutamente assurda, che lui non è un mafioso, che si è trovato un'interdittiva che è basata praticamente sul niente, che questa interdittiva arriva praticamente, arriva, come posso dire, arriva oltre ogni termine, sempre dopo che queste imprese hanno fatto investimenti, assunti persone, quindi questo crea sicuramente enormi disagi. Però Peppe Rinaldi pone l'accento sul lavoro delle prefetture, e pone l'accento su queste interdittive, dove in alcuni passaggi le definisce alcune veramente fantasiose. C'è un fatto però. Allora, Barratta sta valutando, leggo, se inviare l'esercito nei cantieri. Tre furti sulla Salerno-Reggio Calabria. Bagnara. Tre furti sono stati compiuti ai danni di altrettante ditte impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. Tutti e tre i furti sono stati compiuti a Bagnara Calabra, nel Reggino, nella zona del quinto macrolotto, quella di cui stiamo parlando adesso, dove dal 2005 al settembre scorso si sono verificati 185 episodi criminosi. Quindi registrate questo numero: 185 episodi criminosi. Un dato ai quali si devono aggiungere i furti che fanno seguito all'intimidazione compiuta giovedì a Palmi ai danni degli operai di un impianto di frantumazione di inerti. Proprio in considerazione dei problemi legati alla sicurezza delle imprese che operano sulla 3, il prefetto di Reggio, Luigi Varratta, sta valutando se chiedere al governo l'invio di un contingente dell'esercito per la vigilanza fissa dei cantieri, per cui l'esercito per la vigilanza dei cantieri. Nel cantiere che sta effettuando i lavori della galleria Vardaru sono stati asportati, ed è questa la notizia importante, 400 assi di legno per impalcature, 8 lampade ad alta illuminazione, 2 montacarichi, 4 quadri elettrici, uno stabilizzatore di tensione e 1000 metri di cavo elettrico, 1 chilometro di cavo elettrico. In un impianto di betonaggio sono stati rubati un condizionatore d'aria, un computer, 20 fascicoli con documentazione sull'attività svolta dall'impresa. Nel cantiere della terza impresa, infine, è stata rubata una lancia idropulitrice. Ecco, vabbè, allora, in un cantiere può starci che si introducano delle persone e venga asportata una lancia idropulitrice, in un'altra dei fascicoli, chissà cosa ne faranno, un condizionatore d'aria. Però c'è una stranezza. Come si fa in un cantiere ad asportare 400 assi di legno per impalcature, 8 lampade ad alta illuminazione, 2 montacarichi? Qui sono dovuti venire con i camion.
E questo com'è possibile? Cioè, chi sta eseguendo questi lavori, com'è possibile che si può permettere? Cioè, non ci vuole l'esercito per poter frenare questo tipo di furto, perché qui siamo, diciamo, ad un livello dove il cantiere è completamente incustodito. Quindi qui andiamo anche, qui si mette in discussione anche la gestione stessa di chi sta eseguendo i lavori. Quindi, come vedete, le cose sono sempre con molte, diciamo, queste storie portano sempre molte sfaccettature, molte sfumature e vanno, diciamo, analizzate, con senso critico e da molti punti di vista. Perché qui sulla Salerno-Reggio Calabria sono veramente tante le cose che non vanno e noi tutte queste cose qua vogliamo raccoglierle. Anche come Associazione Calabria Radicale, noi abbiamo già un primo dossier pubblicato su internet, sul nostro sito internet www.calabriaradicale.it, però questo dossier adesso è arrivato il momento di aggiornarlo con ulteriori altri elementi, incominciare a chiedere veramente conto all'ANAS, al Ministero dei Trasporti, su questa autostrada che è diventata una barzelletta. Una barzelletta perché il ministro Matteoli ci dice che nel 2013 verrà consegnata. Dei 440 chilometri ne resteranno soltanto 65 da costruire. Beh, allora uno dice: beh, nonostante siano nel 2013, saranno passati 15 anni per l'ammodernamento, avanti e indietro, abbiamo l'autostrada nuova, mettiamoci da parte il passato, ce l'abbiamo quasi fatta. Invece no, perché quei 65 chilometri che resteranno ancora da ammodernare dalla Salerno-Reggio. Creeranno poi dopo almeno 10 interruzioni nel percorso. Allora, che cosa si verificherà dal 2013 in poi? Si verificherà esattamente quello che si verifica oggi, vale a dire che tu parti da Salerno e per arrivare a Reggio Calabria farai 30-40 km e poi ti fermerai ad un imbuto perché c'è un lavoro. Poi ripartirai su un tratto ammodernato, farai altri 30-40 km e poi ti fermerai perché ci sono altri 10 km sul percorso, sul vecchio tracciato e quindi si creerà un altro imbuto e così di seguito. Quindi noi nel 2013 è vero, probabilmente avremo la gran parte della Salerno-Reggio Calabria quasi completamente ammodernata, ma il problema però della viabilità resterà e resterà tutto perché avremo tutti questi tratti, questi 60 km, non è diciamo, 60 km continui che spezzano la nuova Salerno-Reggio Calabria e quindi tu hai un'unica interruzione, ma questi 65-66 km che saranno ammodernati dopo, per cui si parlerà, voglio dire, per terminare quest'opera nel 2020, nel 2022 probabilmente, e la Salerno-Reggio Calabria fino al 2020-2022 avrà una decina di interruzioni, esattamente quella decina di interruzioni che ci sono oggi. Allora vedete, il presidente Berlusconi ha raccontato sulla Salerno-Reggio una delle sue barzellette che per una volta ha fatto veramente ridere e ha fatto ridere un ambiente istituzionale. Spiace che questa barzelletta l'abbia voluta raccontare in Parlamento e anche in diretta TV, però è servito per farci conoscere veramente anche la situazione dei nostri, la situazione di questo governo e le fesserie che ci vengono a raccontare. Io ho dato, diciamo, anche troppo spazio adesso a questo argomento, ma era in scaletta e quello di cui volevo parlare sono le iniziative, sono veramente tante le iniziative sulle quali siamo stati impegnati recentemente e proprio stamattina abbiamo partecipato ad un incontro pubblico. Siamo stati invitati per la prima volta dal PD, udite udite, però quale componente del PD? Chiaramente la componente mariniana. Noi abbiamo una delegata nazionale qui locale del PD che è Fernanda Gigliotti, una donna veramente straordinaria, alla quale ci sta riservando notevoli attenzioni e con la quale abbiamo cominciato a dialogare e oggi abbiamo partecipato da invitati e da relatori ad un incontro pubblico che si è tenuto a Rende, in provincia di Cosenza. All'Hotel San Francesco questa mattina un incontro pubblico che era titolato Diritti civili, testamento biologico e quelle altre cose. Quelle altre cose, diciamo, era un po' un titolo, come posso dire, un titolo un po' provocatorio ed è stato ripreso diciamo, da una frase detta da Bersani recentemente.
dove rivolgendosi a chi gli chiedeva su appunto diritti civili, temi come dicono loro eticamente sensibili, ecco, allora lui dice sì, abbiamo di queste cose qui, ne parliamo, quelle, tutte queste e quelle altre cose. Allora, questo è il titolo un po' provocatore di questo incontro. Un incontro sufficientemente partecipato, alla quale come relatori c'era Patrizia Reda, la quale è consigliere comunale a Rende e che ha presentato una proposta di delibera per l'istituzione del registro dei testamenti biologici al comune di Rende. E, oltre a lei, poi ha chiuso questi lavori Paola Concia, che ha parlato di tante cose interessanti, fra cui chiaramente i diritti civili. Paola Concia, che ha fatto un tour un po' in Calabria, avendo degli appuntamenti pubblici a Castrovillari ieri, a Cosenza oggi, questa mattina, e a Reggio Calabria oggi pomeriggio, sempre accompagnata da Fernanda Gigliotti, con questo gruppo, il gruppo 25 Aprile, che è un po' il gruppo marinniano nel Partito Democratico qua in Calabria. Partito Democratico che qua in Calabria vive un momento veramente drammatico, perché commissariato, è una situazione veramente difficile dopo la batosta elettorale, un PD, un commissario che ha dovuto mandar via pezzi importanti della vecchia nomenclatura del partito, però adesso sorvoliamo su questo aspetto. Quello che vi volevo dire è che in merito al testamento biologico noi abbiamo fatto anche un'altra cosa. I primi di settembre abbiamo organizzato noi, in collaborazione con l'associazione Megale LAS di Cinque Fronti, un incontro pubblico a Cinque Fronti sul testamento biologico, alla quale è stata presente, ha fatto la relatrice Mina Guelbi. Un incontro pubblico partecipato, un incontro pubblico che ha avuto un notevole eco sulla stampa e sui portali internet locali e che ci ha dato molta soddisfazione. Lì, insieme a Mina Guelbi, abbiamo lanciato l'iniziativa sul testamento biologico in Calabria e oggi abbiamo avuto l'opportunità di riprenderla con questo incontro pubblico e con Patrizia Rede e con Fernanda Gigliotti. Allora, la nostra iniziativa è quella semplicissima, di chiedere a tutti i 409 comuni calabresi l'istituzione del registro dei testamenti biologici, e noi lo faremo nelle prossime settimane, e qui incardineremo una, come posso dire, una sub-iniziativa, perché comunicheremo con i sindaci attraverso la PEC, attraverso che non è un trattamento sanitario, la PEC, ma è la posta elettronica certificata. Quindi testeremo questo strumento come forma di comunicazione ufficiale con la pubblica amministrazione e con i comuni, e quindi porteremo avanti queste due iniziative. Comunicheremo verificando il buon uso della posta elettronica certificata e utilizzeremo questo strumento per proporre ai sindaci, alle giunte, agli assessori e ai consiglieri comunali di rendersi promotori dell'istituzione del registro dei testamenti biologici in tutti i comuni della Calabria. Questa mattina, ecco, questa iniziativa è stata chiaramente gradita al nostro uditorio dell'incontro pubblico di questa mattina, e proprio lì, proprio in diretta, abbiamo potuto interloquire con Fernanda Gigliotti, con Patrizia Reda, che è consigliere comunale a Rende, e loro si sono subito messe a disposizione anche per fare un marketing diretto fra consiglieri e assessori e sindaci che si conoscono e che sappiamo che, diciamo, condividono. Io non voglio dire che sono dalla parte nostra, cioè persone che sono già convinte di questo, che non devono essere convinte, e nutriamo veramente la speranza che tanti comuni possano istituire il registro delle convivenze. Perché spesso, quando si parla, dei comuni che l'hanno approvato il registro, si incomincia a dire che già tanti comuni l'hanno fatto. Attenzione però, in realtà sono pochissimi. È vero, ci sono magari, adesso non so il numero preciso, ma magari ci sono 30-35 comuni che il testamento biologico l'hanno già approvato. Ma 30-35 comuni su 8.000 rotti comuni italiani, che cosa sono? Sono niente, sono zero. E allora abbiamo la necessità, per poter portare avanti questa iniziativa, abbiamo la necessità che siano centinaia, che siano migliaia i comuni che approvino il registro dei testamenti biologici. Altrimenti che cosa avverrà? Altrimenti prima o poi avverrà che il famoso testo Calabrò, approvato al Senato della Repubblica e adesso in Senato, per fortuna,
semi-insabbiato, semi-affossato, lo tireranno fuori e lo approveranno. Magari lo approveranno come ultimo colpo di coda, magari lo approveranno come colpo di disperazione degli ultimi scampoli di questo governo che incomincia ad essere scalcinato. Che incomincia ad essere molto scalcinato e che dà l'impressione che sia alle ultime battute. E se viene approvato questo testo, il famoso testo Calabrò alla Camera, ricordo, già approvato al Senato, sarà un testo non a favore, non per il testamento biologico, ma sarà un testo contro il testamento biologico. Questo va assolutamente evitato, per cui anche i compagni radicali in tutta Italia, se vorranno, se potranno attivarsi con questo metodo, è sicuramente opportuno. Noi abbiamo scelto questo di chiedere a tutti i comuni calabresi di attivarsi, di discutere nelle giunte e di discutere soprattutto nei consigli comunali, di assumersi la responsabilità di un sì oppure di un no. E ultima cosa che voglio dire, poi dopo ho da lasciare la linea a Roberto Mancuso, che lo vedo in regia, però ancora credo che non sia pronto e quindi possiamo andare avanti noi per qualche altro minuto. E questo, noi come Calabria Radicale anche quest'anno abbiamo fatto il nostro annuario. L'anno scorso era sotto forma di libretto stampato, l'abbiamo distribuito gratuitamente al congresso di Radicali Italiani. Quest'anno invece abbiamo voluto fare una cosa diversa, abbiamo voluto fare un DVD con un anno di Calabria Radicale, un anno di Calabria Radicale che contiene anche un pezzettino di TV Radicale, perché abbiamo messo dentro tutte le trasmissioni che abbiamo fatto con TV Radicale, quindi tutte le trasmissioni qui Calabria. E in più abbiamo messo dentro una scelta, una raccolta dei documenti che abbiamo prodotto e poi abbiamo dato amplissimo spazio ai video e quindi abbiamo messo dentro tutta una serie di video che ci riguardano sulle attività che abbiamo fatto. Ci è sembrata una cosa opportuna, ci è sembrata una cosa assolutamente simpatica da fare. Adesso vedremo quali saranno i riscontri che otterremo al congresso, distribuiremo questo DVD, chiederemo un contributo e penserà poi dopo il tesoriere ad organizzare questo aspetto qua. Speriamo che la cosa possa essere accolta, perché è anche importante far conoscere le associazioni, e quale migliore occasione è il congresso che si aprirà a partire da venerdì prossimo. Allora, io a questo punto termino con queste due ore di conduzione, di trasmissioni, che ci ha visto con un collegamento che dovevamo fare un qui Bologna, purtroppo non è stato possibile per impegni di Monica Mischiatti, quindi la recupereremo successivamente, e allora l'abbiamo sostituito con un bellissimo collegamento con Matteo Mainardi dalle Marche, che ci ha spiegato un po' le sue iniziative, la sua partecipazione alla costituente ecologista, ci ha spiegato l'impegno che lui sta l'impegno che si è preso con la raccolta delle firme sulla petizione contro le mutilazioni genitali femminili. Poi ci siamo collegati successivamente con Caserta, con Domenico Letizia, con Luca Bove, che ci hanno spiegato un po' tutto quello che è accaduto con lo sciopero dei migranti, e ci hanno raccontato i fronti sui quali sono occupati con l'associazione Radicali Caserta Legalità e Trasparenza. Successivamente ci siamo collegati con Francesco Poiré, che è segretario dell'associazione Enzo Tortola Radicale Milano, col quale ci siamo soffermati sull'iniziativa importantissima della raccolta delle firme dei referendum a Milano, che è quasi addirittura d'arrivo. Sono arrivata alla cifra di quasi 14.000 firme. Il tempo c'è, quindi ci sono tutte le condizioni per superare il quorum della raccolta delle firme, delle 15.000 firme, e portare questa iniziativa a compimento. E in più ci ha fatto un po' una sintesi di tutto quello che è accaduto con Roberto Formigoni, abusivo, presente alla regione Lombardia. E poi adesso, ecco, abbiamo discusso della Salerno-Reggio Calabria e un po' delle iniziative di Calabria Radicale.
Adesso si chiude questa parte di palinsesto, io lancerò uno spot e riprenderà la linea Roberto Mancuso, dove si parlerà di antiproibizionismo. E poi successivamente ci sarà probabilmente una lunghissima trasmissione notturna, per cui voi che ci state seguendo, e se e siamo riusciti ad appassionarvi, avrete diciamo un modo di poterci seguire ancora per molte ore, e io con questo qui veramente vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione, cedo la linea.